Ciao. Ciao, siamo di The Vox Network, stiamo per partire per un weekend nelle Marche, per sfatare il mito che non ci si possa arrivare con un'auto elettrica. Anzi, andiamo con una city car, la city car. Porto e sono preparato e attrezzato ad ogni evenienza. Questo è in caso di emergenza. Perché siamo in una stazione di benzina? Perché, dovevo fare il rifornimento in qualche modo. Voi ancora fate benzina? Ma noi ancora facciamo purtroppo benzina. No, cosa stavi dicendo? Sto facendo il rannicchio, la tabellina che mi sono fatto ieri sera nel letto. Meglio che riprendi. Non date una mano a tenere il bollino. Cercato di calcolare il consumo di Exi. Capito, come ci scende la batteria. Sottolineiamo che Exi è la nostra smart elettrica. Comunque farà il viaggio, l'impresa. Comunque a raccordo dobbiamo arrivare con il 98% di con 94% di batteria. Stiamo in autostrada e siamo a 98. Ok. Sopra la media. Questa è la dimostrazione. Le city car elettriche possono fare l'autostrada. Eccoci, siamo a Orte. Adesso usciamo e andiamo a cercare la nostra colonnina veloce per dare una botta alla ricarica, anche se stiamo andando benissimo. 50%. Fai vedere Leo. 51%. Quindi a livello di consumi siamo ottimo. Andati bene. Controlliamo anche sul nostro infotainment. Possiamo andare qua a vedere l'ecoscore, siamo stati bravissimi, abbiamo avuto un 99% con guida previdente. Allora, con il consumo medio che avevo stimato con valori trovati su internet, temevo che saremmo arrivati ad Orte col 5% di batteria. Invece siamo riusciti ad arrivare col 51%, quindi avevo sbagliato di tanto. Mi sembra un buon risultato. Un ottimo risultato. E c'è da dire però che, visto che ad Orte c'è la colonnina super fast, ne approfittiamo, gli diamo una bella botta di carica e ripartiamo. E siamo pronti per usare per la prima volta la super fast. Perché il cavo è già lì, quindi se tu fai solo il plug. Super! Tra l'altro, diciamo che ci siamo fermati anche un po' così, per precauzione. Sì, eravamo al 50%. Perché eravamo al 50%? La ragazza del bar addirittura ha detto che saremmo potuti arrivare a Perugia. Sì, anche a Spoleto. Oddio, Spoleto è un po' in salita, però piano piano ci arrivavamo. E non mi sembrava neanche troppo, diciamo, stranita del fatto che eravamo qua con una smart elettrica. No, ha detto che le persone si fermano, le persone vengono a ricaricare qui e si prendono una buona crema di caffè al bar. Ok, quindi è anche vero forse che la colonnina nei posti giusti fa dell'indotto. Sì. Siamo arrivati. Siamo davanti alla sede di distribuzione di Spoleto. Di Spoleto. Abbiamo fatto un po' fatica a trovarla perché era un po' imboscata, però alla fine eccola. Ma bisogna attaccare prima la macchina per una questione di sicurezza e poi attacchiamo di qua. Basta infilare, premere, girare, spingere. Basta, l'abbiamo già fatto. Stiamo caricando. Siamo a Spoleto, abbiamo finito pranzo e stiamo aspettando. Chi stiamo aspettando? Chi stiamo aspettando? Exi. Perché Exi cosa sta facendo? Sta caricando. Exi carica al 100%. È arrivato il messaggio, 5,83€. Fattura già pronta. Arrivati, finalmente.
Sì. Fatemi vedere come si gioisce. Come si festeggia l'arrivo? Come si festeggia? Sgaserei un po'. Fammi sentire la sgasata. La sento. Facciamo solo un breve recap di cosa abbiamo fatto. Siamo partiti da Piazzale Flaminio al 100%. Siamo andati a bere un caffè all'Agip ed eravamo già all'87%. Da qui le previsioni prevedevano che dovevamo arrivare a Orte con mi sembra 5%. Sì. E invece ci siamo arrivati con un 50% e siamo andati a provare la Superfast. Dopodiché abbiamo fatto... Che però c'è ricaricata i normali. C'è ricaricata perché tipo normali. 2 non funzionava la Superfast. Sì. E infatti siamo arrivati al 70% e basta. Poi siamo andati a Spoleto a mangiare qualcosa. Esatto. E ci siamo arrivati col 30% di batteria. Quindi poi abbiamo fatto un secondo pit stop mentre mangiavamo e siamo riusciti ad arrivare al 100%, fino poi a Pioraco, che siamo arrivati col 46% dopo 207 km. Non è una notifica. Non è una notifica. Sì, non è una notifica. E l'Italia è bellissima e la puoi girare con l'elettrica. Plasticare l'elettrica. Ma è semplice, ragazzi. Nel momento in cui non ci sono colonnine, avete un appoggio a casa, questo può essere un hotel, una casa vacanze, basta solo calare.